La mia bocca non ha parole, la mia mente non ha pensieri, il mio cuore è colmo di dolore. Il 27 gennaio è il giorno della memoria e la mia sensibilità mi fa vivere questo giorno con angoscia. Ma ho imparato a gestire le mie emozioni perché ci deve essere la conoscenza di quello che è stato. Fra tante lezioni abbiamo assistito a una lezione speciale. Abbiamo parlato di Helga Wessova, una bambina vissuta ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Io sono stato colpito dalla sua storia perché è incredibile. Io sono stato colpito dalla sua storia perché mi ha fatto provare una serie di emozioni, paura e tristezza. Sentire la storia di questa ragazza mi ha fatto venire la pelle d'oca. Io ho provato tristezza, malinconia e infelicità. Helga è una bambina che esprime tutte le sue emozioni nei suoi disegni. Disegni che fanno gelare il sangue. Per la prima volta in classe c'era un silenzio impressionante. Io mi giravo verso i miei compagni e le loro facce erano terrificate, come se avessero visto un fantasma. Tutti i miei amici avevano le lacrime agli occhi. Sono rimasta scioccata, non riuscivo più a muovermi. Mi si è fermato il cuore, mi è mancato il respiro. Non pensavo che l'uomo arrivasse a tanta crudeltà. Sentendo ciò che questo popolo ha dovuto subire, il mio cuore si è spezzato. Sentire che sono morti tutti quegli esseri umani così crudelmente mi ha lasciato un nodo in gola. Nel mondo sono successe tante cose brutte e una di queste è stata l'Olocausto. Mi sento triste e non riesco ancora a capire come sia potuto accadere un atto così crudele per l'umanità. Da questa esperienza ho imparato che la crudeltà dell'uomo non ha limiti. Ho provato tanta rabbia e tristezza. Quando sento parlare di questo episodio, penso a tutte quelle persone che sono morte per colpa dell'uomo. Le mie emozioni, paura e tristezza. Ero felice e allegro, ma quando abbiamo iniziato a parlare della Shoah, dopo un po' mi sono sentito come se una spugna assorbisse la mia felicità, sostituendola con malinconia e tristezza. Ancora non capisco come un solo uomo abbia potuto convincere una nazione intera a sterminare milioni di persone. Ho provato una serie di emozioni incontrollabili. Lo stupore perché non avrei mai pensato che delle persone potessero essere così cattive. Ma anche tristezza per le persone morte. E una nuova emozione mai provata prima. La pelle d'oca. Non possiamo far finta di nulla. Sono rimasto scioccato nel sentire ciò che è accaduto. Non ho parole per esprimere quello che ora sento nel mio cuore. Ho provato tristezza, paura e incredulità. Perché noi bambini, al pensiero di queste brutte cose successe, crediamo che possa capitare di nuovo. Nel sentire le parole Olocausto e Shoah, rimango scioccato e spaventato, ma anche un po' arrabbiato perché le persone che sapevano quello che stava accadendo non hanno fatto nulla per evitarlo. Ricordare è giusto perché sono ricordando.
ciò che è accaduto, possiamo evitare che si ripetano gli errori commessi nel passato. Sono rimasta scioccata. Quasi non credevo che queste cose fossero successe veramente. Ho provato molta tristezza. Sapere cosa è successo a quelle persone è terrificante. Sono cose molto difficili da capire, ma appartengono alla storia e bisogna conoscerle. Ma soprattutto, non dimenticarle. Mi sembra impossibile che sia veramente successo, quanto può essere cattivo un uomo nei confronti di un altro. Sono stati privati della loro libertà, della loro dignità. Non erano più uomini, ma erano diventati solo dei numeri. Ricordare il dolore degli ebrei mi fa scendere una lacrima dal viso, mi fa provare tristezza per le umiliazioni che hanno dovuto subire e per questo provo anche rabbia per chi sapeva e non ha avuto il coraggio di fermarli. Quello che mi attrista di più è il pensiero di quei bambini, bambini a cui gli fu rubata la spensieratezza di vivere. Se si potesse tornare indietro avrei aiutato queste persone, ma purtroppo non si può. Non potrò mai cancellare dalla mia mente il ricordo dei loro occhi, occhi pieni di terrore, occhi senza più speranza. Questa storia mi è triste perché fa capire la terribile situazione che gli ebrei hanno vissuto nei campi di concentramento.